Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi sabato 18 novembre 2023, Santo Done, auguri ai festeggiati e benvenuti al nostro almanacco. A Roma il sole è sorto alle 7.04 minuti e tramonta alle 16.47 ora solare. A Milano alle 7.27 per tramontare alle 16.49. Luna levante alle 12.15, tramonta alle 21.21. Il proverbio di oggi, tanti paesi, tante usanze. Andiamo ad accadde il 18 novembre del 1883. Le ferrovie americane e canadesi istituiscono 5 fusi orari continentali standard, mettendo fine alla confusione causata da migliaia di ore locali. In questo giorno del 1926, George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo premio Nobel. Nel 1928 esce il primo cartone sonoro diretto da Walt Disney, nel quale appaiono per la seconda volta Topolino e Minnie. È il 1939 quando il transatlantico olandese Simon Bolivar, con 400 persone a bordo, viene squarciato da una mina al largo della costa orientale inglese. 140 passeggeri perdono la vita. Nel 71 il gruppo Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin 4. Il 18 novembre del 1985 viene pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin e Hobbes, ideata dal disegnatore americano Bill Watterson. Nel 1993 in Sudafrica 21 partiti politici approvano la nuova Costituzione. In questo giorno del 2003 lutto nazionale in Italia nel giorno dei funerali dell'attentato a Nassiriya in Iraq. Sono nati oggi Vittoria Puccini, attrice, Ivan Pelizzoli, calciatore, Owen Wilson, attore. E ci lascia oggi, nel 1922, Marcel Proust, nato a Parigi, scrittore, saggista e critico letterario, e nel 62 Niels Bohr, scienziato tra i più insigni della Danimarca. La nostra frase aforisma prima di salutarvi: tutte le professioni sono delle cospirazioni contro i profani, lo dice George Bernard Shaw. E noi ci fermiamo, il nostro almanacco torna domani. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati anche oggi. Ciao! L'almanacco torna domani.